72 milioni di euro per creare 8.000 nuove assunzioni, 4.000 con contratto a tempo determinato ed altrettante per l'indeterminato su tutto il territorio leggiorale. Tra l'altro si stanno elaborando assieme alle associazioni di categoria e agli amministratori gli appositi bandi che verranno pubblicati tra settembre e ottobre. È quanto annunciato dal vicepresidente della giunta regionale Giovanni Lolli nell'incontro che si è tenuto a Palazzo Silone per illustrare il nuovo pacchetto lavoro, una serie di misure e strumenti volti ad arginare il problema della disoccupazione. Nei prossimi mesi verranno realizzati anche i bandi Garanzia Over e Incentivi all'Assunzione, il programma Garanzia Giovani 2 e l'avviso pubblico Scienza della Vita, che prevede degli incentivi alle imprese che assumono ricercatori. In questo modo, ha detto Lolli, non verrà risolta definitivamente la questione sulla mancanza di occupazione, ma comunque si darà un'opportunità in più. Per quanto riguarda Garanzia Over, ci sono dei bandi che ricalcano quelli precedenti. Ad esempio, per Garanzia Over, se prima c'era la suddivisione per sesso ed età, adesso quest'ultima scompare. Lo strumento prevede una misura di aiuto variabile tra gli 8 e i 12.000 euro per chiunque assumesse un disoccupato con più di 30 anni, e in particolare 12.000 euro nel caso si trattasse di donne o di uomini sopra i 50 anni. Con il nuovo bando verrà eliminata questa differenza. Sono previsti 8.000 euro per gli uomini e 12 per le donne, purché in entrambi i casi siano over 30. Per quanto riguarda invece Garanzia Giovani Bis, garantito da fondi statali, questo bando è dedicato ai ragazzi tra 18 e 29 anni, per cui ci sono 27 milioni da utilizzare, a differenza dei 35 del primo ciclo. 15 milioni sono stati utilizzati per i tirocini extracurriculari, ne sono stati attivati 5.720, di questi 3.500 assunti, parliamo in termini percentuali, ha detto Lolli, di un 21% a tempo indeterminato, gli altri con contratti a termine. Lolli ha annunciato che per il nuovo bando saranno previsti 7.000 euro per i tirocini per questo secondo ciclo e ci aspettiamo, ha detto il vicepresidente, di poter occupare 4.000 persone, di cui 850 a tempo indeterminato per l'accompagnamento al lavoro, misura che prevede che sia la Regione a remunerare il soggetto attuatore per i servizi prestati se si arriva ad un contratto di lavoro di almeno 6 mesi. Nel primo triennio sono stati utilizzati 2 milioni di euro, occupati 1.200 giovani, dei quali 450 a tempo indeterminato, 400 a tempo determinato per più di 12 mesi e la parte restante per contratti a 6 mesi. Con la nuova misura, 4 milioni di euro a disposizione dell'ente regionale, per cui ci aspettiamo grandi risultati, ha detto Lolli. Per i disoccupati che vorranno dar vita ad un'impresa è prevista un'altra misura da 7 milioni di euro, 800 persone che già si sono dette interessate. Abruzzo Sviluppo in questo caso fa una selezione scegliendo a chi destinare la formazione. Abruzzo Sviluppo e anche microcredito su questo strumento, ha ricordato Lolli. Abbiamo dato negli anni passati 43 milioni per un massimo di 25.000 euro di imprese in prestito senza garanzie. Solo il 10% di queste non è riuscita a rientrare nel prestito.